Senza Mancuso causa squalifica venerdì all'Adriatico, col Cosenza sarà 4-3-3, ma sugli attori le scelte non sono così scontate. Campagnaro sembrava out, ieri però l'argentino ha svolto la prima parte della seduta con i compagni, salvo poi fermarsi a scopo precauzionale nella seconda. Ancora qualche fitta al flessore della coscia, più no che sì, ma al momento non ci sono certezze. Eventualmente con Campagnaro in campo, Gravillon terzino sinistro e il rientrante Balzano a destra. Altrimenti il difensore francese in mezzo con Scognamiglio ed uno tra Del Grosso, Pinto e Perrotta sulla fascia mancina. Non proprio Peregrina, però un'altra ipotesi. Bettella nel cuore della difesa in coppia con Scognamiglio e Gravillon terzino sinistro. Il classe 2000 arrivato in prestito a gennaio dall'Atalanta è cresciuto tantissimo. In allenamento da settimane è sempre tra i migliori. Finora 0 minuti in campionato. Non sarebbe affatto un azzardo schierarlo tra i titolari, anzi. A centrocampo con Bruno e Memusciai, chance per Melegoni, super favorito su Crecco. Davanti torna Marras, fuori causa Capone. Opportunità dunque per Del Sole alla prima da titolare in questo campionato. Per contro Cosenza primo del regista Palmiero per infortunio. 3-4-3. Torna Tommaso Dorazio, abruzzese di Bucchianico, cresciuto nelle giovanili biancazzurre. Presidierà la corsia mancina. Sul versante opposto Bittante. Nel pacchetto arretrato il trio Capela, Dermacu legittimo. A centrocampo il tandem Bruccini-Sciaudone. In attacco Tutino e gli ex Maniero e Baez. L'ultimo confronto all'Adriatico risale al 3 aprile 2010. 3-1 per i biancazzurri di Eusebio Di Francesco. Calabresi in 10, espulso Chianello. Rigore trasformato da Ganci. 2-0 di Marco Sansovini e tris d'autore di Massimo Bonanni. Nel finale per i calabresi il gol della bandiera firmato da Biancolino.